Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono GlacierSphere ed oggi andremo a giocare con Sombra, questa eroina che c'era anche in Overwatch 1, di cui ho un bel po' di skin. Direi di prendere questa cacciatrice di demoni, fighissima, e andare subito in partita leggendo le abilità. Allora, pistola mitragliatrice. Arma automatica a corto raggio. Eccola qua. Fierissima. EMP hackerà i nemici distruggendo scudi e barriere nelle vicinanze. E lancia un segnalatore, premi nuovamente per teletrasportarti in quella direzione e F per rimuoverlo. Diventi invisibile, ti muovi rapidamente con maiuscolo e l'hacking. Tieni premuto per hackerare. I nemici hackerati non possono usare le loro abilità per breve tempo e possono essere visti attraverso i muri. I medikit, invece, hackerati ricompaiono più velocemente, ma non possono essere usati dagli avversari. Subire danni interrompe l'hacking. Va bene. Abbiamo anche delle passive. Opportunismo. Individui nemici gravemente feriti attraverso i muri e infligge il 40% di danni ai nemici hackerati. Ok. Sono tutti i miei amici. Andiamoci. Allora, Sombra io non l'ho quasi mai usata durante Overwatch 1. Quindi sappiatelo. Non sono molto forte con lei. Anzi, per niente. Via. Cosa? Ma ero diventato invisibile? Come ha fatto a colpirmi? Non dirmi che Moira comunque può colpirti anche se sei invisibile, perché sbrocco. E niente, mi sa che Moira può colpirti anche quando sei invisibile. Schifezza di campione qualcosa. Di eroe. Allora, dovrei essere più veloce così, giusto? Vai, Sono andiamo. la regina dei Se avete dei consigli, appunto, diteli. Boh, è hackerato, ma non faccio comunque niente. Va bene. Ci superano di numero. E io devo flancare qua, ragazzi, eh. Niente. È difficilissimo giocare con Sombra se non sei abituato. Appunto, lasciate un bel mi piace se state gradendo questa serie di video che sto portando, ognuno su un campione diverso. Ovviamente ci saranno campioni con cui sono più bravo e campioni come Sombra con cui sono meno bravo. D'altronde è così. Però, appunto, io ve li porto tutti. Datemi dei consigli più che altro nei commenti, specialmente con quelli con cui sono meno bravo. Datemi dei consigli su come poterlo usare meglio questo campione. Buono. Ma ero invisibile? Ma perché? Ma scusa, io mentre attacco le sombre diventano invisibili e non le vedo più, perché loro continuano a vedermi? Guarda. E niente. Boh, va bene. Non capisco questa cosa. Cioè, c'è scritto che interrompe l'invisibilità? No, diventi invisibile e ti muovi rapidamente. Non c'è scritto che viene interrotta l'invisibilità. Perché continuano a colpirmi loro? Mentre c'è scritto che i danni interrompono l'hacking, quello sì. Va bene. Ma non c'è scritto che l'invisibilità viene interrotta se vieni colpito. Se poi sono stato tirato via da Rodog. Ok, dai, vediamo di riuscire a fare qualcosa con Sombra. Però, ragazzi, lo ammetto, Sombra è forse il campione con cui mi trovo peggio di tutto Overwatch. Guardate, buonanotte. Cioè, se con Sombra devi essere rapido, devi mirare bene e devi conoscere molto bene la mappa. Se non lo fai, buonanotte, guardate qui che fine barbina che fai. Tra l'altro, non ho ancora usato la E. Posso teletrasportarmi ogni volta che voglio? Ah no, ok, una cosa da usare in maniera estemporanea. Niente. Cosa mi ha ucciso? No, io non capisco davvero Sombra, scusatemi. Cioè, perché è così fragile? Boh, a parte che Paolo ha gato palesemente perché sono. Io mi vedevo full vita e sono morto istantaneamente. Niente, non ce l'ho fatta. No, con Sombra davvero non mi trovo per niente bene. Scrivetevi voi nei commenti se invece vi trovate bene con un campione di questo tipo, con un eroe di questo tipo, ma io zero proprio. Zero tanto.
C'era un campione molto simile su Paladins, non so se avete mai giocato, era una sorta di clone di Overwatch, anche se tecnicamente credo che fosse Overwatch il clone di Paladins, perché era uscito prima Paladins, se non ricordo male, potrei dire una cazzata in questo momento. Comunque, c'era un campione molto simile, si chiamava Sky, e con lei ero fortissimo su Paladins. Sombra non mi trovo proprio per nulla. Andiamo quindi a trovare subito un'altra partita, sempre con Sombra. Eccoci, partita trovata. Andiamo di nuovo con Sombra e speriamo di non fare così schifo. Come la partita precedente. Vai, vediamo un po' come andrà, eh. Però d'altronde io con Sombra mi trovo davvero, davvero male. Andiamo con un'altra skin, prendiamo questa del cyberspazio. Magari questa, essendo un po' più gnocca come skin, riusciamo a giocare un po' meglio? Chi lo sa? Chi lo sa? Qualsiasi cosa ci Vediamo, eh. aspetti, sono pronta. Sono con te. Andiamo. Konnichiwa. E Konnichiwa. Ma tra l'altro devo anche capire bene qual Senti, è il Ruben, range. non sapranno nemmeno cos'è Ma tra l'altro successo. posso rimanere invisibile quanto voglio? Ok, questo non lo sapevo. Ok, questa cosa è Forse interessante. posso fare in modo che ne valga Pensavo la pena. fosse a tempo. Invece no, rimani invisibile quanto vuoi. Finché ovviamente non vai a fare qualcosa. Tal? Ah, non posso hackerare questo? Perché no? Forse solo le cure più 5, grosse, ma non 4, penso. 3, Ah, forse perché non è ancora iniziata la partita? Infatti, attacca. ok. Sostegna Devo Kirin. aspettare che iniziasse la Distruggi partita. Ecco. obiettivo A. Attenzione. Sistema compromesso. Andiamo ad hackerare tutto. Ora siete miei. Cecchino, non fatevi beccare. Ops, non mi lasciate in pace. Buono. Ah, sono sicura che ce la farai la prossima volta. La lotta continua. Incredibile, non sanno quando mollare. Qualcuno mi ha chiamato. Preparati. No, sperato di ucciderla, peccato. Dai, abbiamo comunque fatto un inizio di partita molto, molto, molto migliore di tutto. So che non molto migliore non si dice. Comunque, molto più interessante di tutto, Volete tutta farmi la partita compiti? precedente, dai. Credo proprio. È già un qualcosa. Dai, Chakra andiamo. vitale in sospensione rilevata. Prepararsi a un nuovo scatto. Sistemi a Kirin. Dai, mi hanno ammazzato. Beh, questo sono stato un pollo io. Ho usato Sombra come se fosse soldato, praticamente. Però certo, Dio, pollo io fino a un certo punto. Cioè, il cecchino mi ha one-shottato con un colpo alla testa. So sono Troverò io che dovrei andare a one-shottare il cecchino, la quello è morte vero. non può E fermarmi, dovrebbe però. essere il contrario. Cioè, sono io che devo andare a flancare il cecchino. Non devo andare a cogliere il tank. Del tank non me ne dovrebbe fregare nulla. Io devo andare a cercare il cecchino. Buono. Ricercare. Ora siete miei. Prelocatore in posizione. Oh. Arriverà No, qualcuno siete per te. trasportata via, infamella. Evoco i malefici. Sistema compromesso. Dai, mi vedevano? Mi vedevano davvero? Buono. No, dai, l'ha risuscitata. Però, raga, sono in tre qui. Gli altri dovrebbero morire. Gli altri due dovrebbero morire malissimo, perché sono in tre qui. Compresi i due support. Dobbiamo fare attenzione. Ok. Dai, un pochettino sto capendo come si usa questa sombra, eh. Un pochettino. Piano piano. Andiamo a prendere il cecchinazzo. La panacea per
Come mi hanno colpito? Come? Tengo che irmi. Yeah. Dai, continua a colpirmi a caso. Tocca andare a chiarare tutti qua. Niente. Io raga ci sto provando, ma è davvero tosta. What? Perché non sono diventato invisibile? Poi davvero non la capisco questa cosa dell'invisibilità, però. Cioè, io lì sono tornato subito visibile. Non ho capito per quale motivo. Cioè, c'è un timer allora, davvero? Non c'è un timer, no? Quindi non capisco perché io lì sia tornato visibile. Questa cosa non l'ho proprio capita. Aia, hanno ucciso. Hanno ucciso tutti qua. Niente, è andata. Tanto dovrebbero riuscire a vedermi loro. Mancano 30 secondi. Vediamo dopo. Yeah. Ci vorrebbe un po' di cosa. Non posso andare lì. Ok, posso fare questo giro da dietro però. Raga, però sono tutti qui loro. Ora si ancora finito. Buono. Buono. Lascia perdere. Oddio, chi è che mi spara? Ya. Ma adesso andiamo a cercare le cure, eh. Qui c'è una bella curetta, ce la prendiamo. Va molto meglio. Dovrebbe esserci altre cure in giro. Ora siete in campo. Addio. Questo dalla porta. Sistemi chiaramente. Ok, no, ora sto usando di nuovo. Lo sto usando di nuovo come se fosse un soldato e non va bene. Raga, però. Che cazzo? Cioè, com'è che io li hackero tutti e non muore mai nessuno? Ok, sto già andando comunque molto meglio della partita precedente, questo è in dubbio. Però, alla faccia, cioè. Io quando mi ritrovo hackerato, Sombra mi dà una scarica e sono morto. Quando lo uso io, invece, cioè, hackero la gente, hanno tutto il tempo di andarsene e fare quello che vogliono. Boh. Andiamo. Vai, bravo. Ma dai, me ne ha ucciso solo uno, ma che nabbo. Che cacchio è andata? Boh, non muore, non muore, cioè, non capisco. Niente. Cioè io la colpisco in testa ma lei non muore. Cioè guardate anche il mirino dov'è, no? O che sto leggermente laggando, in realtà non lo sto colpendo, altrimenti non me lo spiego. Vabbè, Kiriko che mi ammazza è sempre un po' una barzelletta. Dai, andiamo. Ma guarda quanti danni ha fatto quella Kiriko, cioè io boh. Niente, ci ho provato anche qui. Uccisione doppia e cazzo.
buono. Abbiamo vinto, davvero? Vabbè, raga, vabbè, mi prendo questa vittoria totalmente immeritata. Sono contento di aver imparato un pochettino meglio come si usa Sombra, giusto un minimo. Oddio. Oddio. Azione della preta Sombra. Ah, questa! Ma no, ma ha contato questa e qui non ho fatto niente. Vabbè, guardate come... come tento di hackerare il carro. Che... Vabbè. E poi lì almeno avevo hackerato anche Orisa. Va bene, dai. Bella partita questa. Vediamo di andare con l'ultima partita di Sombra di questo video. Partita trovata. Andiamo con Sombra. Vai. Ultima partita con Sombra. Selezioniamo magari un'altra skin. Cioè, di questo campione qua che boh, non uso praticamente mai, di questo eroe ho tantissime skin. Guardate, Los Muertos potenziata. Talon. Cosa sarebbe Talon? Ah, così. No, preferisco l'altra. Mettiamoci potenziata, dai. Oppure addirittura Overwatch 2. Niente, non abbiamo avuto tempo, mi spiace. Andiamo, andiamo, andiamo. Fantastico. Diventiamo già invisibili. Tanto abbiamo visto che è praticamente infinita la cosa. E prepariamoci a flancare e a difendere. Vediamo se in quest'ultima partita riusciremo a mettere a frutto le nostre conoscenze maturate nelle partite precedenti. E vedremo se riusciremo a fare qualcosa di interessante. Per adesso è la Ultimate che non sono ancora riuscito ad usare molto bene. La Ultra. Ah, guarda lì. Dovrò aspettare. Tra l'altro io posso fare tipo stalker totale. Guarda, posso mettermi qui e guardarli. Ok. Il cecchino, lo so. Lo so che c'è il cecchinazzo. Niente. Ovviamente non hanno lasciato da solo il cecchino, no? Cioè, il supporto è tornato subito a dargli manporta, altrimenti sarebbe morto da mo'. E alla fine si è tramutato in un 3 contro 1. Il mio team però dovrebbe essere riuscito a uccidere gli altri, in teoria. Ecco, il cecchino ha ammazzato Moira. Con un headshot. Poteva andare peggio. Poteva anche andare meglio, però. Ok, attenzione qui, non voglio farmi colpire dal cecchino a caso. Appunto. Muori, basta, hai rotto le palle. Oh. Ah, niente, se ti colpiscono mentre diventi invisibile, niente. E le sombre che vedevo scomparire, usavano la E, ecco come facevano. Quindi se Sombra prova a diventare invisibile mentre la colpisci, non può farlo. Però basta metterla lì da qualche parte, entrare e poi uscire. Alla fine questo è il gameplay. Tipo, butti la E lì. Andiamo a prendere lei. Via, ecco fatto. E poi bisogna far così praticamente. Come hanno fatto a vedermi? Scusami. Come hanno fatto a vedermi? Io non ho interrotto l'invisibilità. Chi è che mi ha visto? Boh, ragazzi, non capisco questa cosa, sinceramente. Troverò una backdoor. Trova una backdoor, va. Il carro lo stanno portando. Devi andare a prendere il nuovo cecchino, eh. Lui continua a sparare a caso, sperando di prendermi. Niente. Ma ha inculato Genji, giustamente. Non posso andare contro un Genji. Ah, ma ad uccidermi è stata Moira? Quanto odio quel champion. Guarda, Mei e Moira sono quei campioni che possono anche scomparire da Overwatch e tutti sarebbero più contenti. No,
Niente, mi dimentico sempre di mettere la E. No, questa partita sta andando davvero male. La partita migliore che ho fatto è la seconda. Questa complice anche secondo me è un team non proprio all'altezza. Non è che stia andando proprio benissimo, eh. Però non posso lamentarmi del team quando io gioco un campione nuovo che non so giocare, d'altronde. Un eroe nuovo che non so giocare, chiamatelo come vi pare. Hacking concluso. Vabbè. Perché continuano a vedermi, porco cane? Questo non lo posso colpire. Qualcuno mi ha chiamato. Ci vediamo dopo. Rilevatore in posizione. La forza di Mora sarebbe quella di hackerare la gente, però è un po' difficile farlo quando stanno tutti insieme. E il cecchino anche andandolo ad hackerare comunque boh, si accorgono subito che sta venendo colpito e lo curano. Non si capisce bene come Non ho sia alcuna possibile a meno che idea. siano in chiamata vocale e allora si chiamano immediatamente, però boh. Cioè i loro supporti immediatamente percepiscono che c'è qualcosa che non va e Sistemi hackerati. vanno subito a... Sistema completo. Non voglio cercare Boh, raga, vi rendete conto, no? Che io ho svuotato due caricatori su Moira e lei non si è fatta niente? E che io sono un champion da danno mentre lei è un champion da supporto e mi ha ucciso? Quanto è Non mi sbagliato quel penso. campione. Anche Sombra non è che sia fortissima, c'è cioè, a dire la verità. Dormi Cioè, o bene. sei un main che sa proprio Voglio perfettamente come l'attenzione. sfruttare Sombra, altrimenti, Sono boh. pronta agendo nel senso. Dai, sottomettiti al mio volere. Oh, che cacchio. Ma quanto dura quella ultimate? Ogni volta mi sorprendo di quanto duri questa ultimate che è OP. Guardala, boh. Dai, dai, dai. Avevo una Vediamo se piccola riusciamo a idea. fermare il carro, anche se ne dubito. Anche perché ormai siamo proprio ingabbiati qui. E io devo mettere la E. Qua sono io che gioco male, ragazzi. C'è poco da fare. Qua sono io che non riesco ad entrare in sintonia con il campione. Non riesco ad entrare in sintonia col tipo di gameplay che richiede questo eroe. Volete farmi E comodo? Non vi continuo a preoccupate. morire malamente. Cioè, banalmente devi mettere la E Grazie. qui e poi vai. Ecco, quando ti one shotano non fai tempo. C'è il cecchino che ha one shotato due persone. Così, a caso, via. Pronti via, ha tirato a caso il cecchino, ha one-shotato due persone. Sbloccherò una Va cosa. bene. Qua è morto qualcuno. Ho finito. E niente, è andata. Peccato. Peccato. Nice aim, Widow. Nice aim. Tirava un po' a caso questa qua, aveva un po' di imbottino. Guardala. Cioè, boh. Io non riesco nemmeno a capire dove sta mirando e lei fa gli headshot. Guardala. Un sospettino ce l'avete anche voi? Vabbè, ragazzi, comunque, io vi ringrazio per aver seguito questo video. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Difficilmente vi sarà piaciuto questo video, comunque vi invito a farlo lo stesso. Di commentare facendomi sapere cosa ne pensate di Sombra, di Overwatch 2 e dandomi magari dei consigli su come poterla utilizzare al meglio e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!